Duchessa. Buongiorno. Stagliere! Arrivo, signore! Buono. Asciugagli il sudore e governalo. Sì, signore. Rebecca! Sei qui, per questo non rispondevi. Tu, fuori. Il monte ha fatto veramente una bella.
mia cara Yolanda. Balliamo. Beh, non sono molto brava a ballare. Però sai fare tante altre cose molto meglio. Non è difficile, lasciati andare. Perdonatemi, mi gira un po' la testa. Sono stanca. Purtroppo la frequenta da qualche tempo. Penso sia soltanto una cortigiana e niente di più. Fai bene a sorvolare sul suo comportamento infantile. Mi dispiace che si comporti. Gli parlerò. No, non faccio. È una cosa che riguarda me. Lorenzo è sempre provocatorio. Non devi farci caso. Istitutore era il più grande cavallerizzo che abbia mai conosciuto. In momenti come questi ho grande nostalgia di lui. Non ci crederai. Sta succedendo esattamente quello che avevo previsto. Mia moglie esalta un po' troppo il suo defunto istitutore. Ne ha fatto un mito tanto da farmi ingelosire. Io non voglio che si scherzi su questo argomento. Oh, amore, non ti arrabbiare. Lo sai che mi piace scherzare, prenderti un po' in giro. Eppure mi dovresti conoscere. È molto ingrazio. Era completamente astemia prima della morte del suo precettore. Tutti lo sanno, neanche un paese che è la sua amante. Ma da quel preciso momento, la bella e aristocratica Rebecca è diventata amante dell'alcol. Non sempre, per fortuna, ma qualche volta eccede. Ogni tanto ho l'impressione che beva per infiammare il suo sangue. Nonostante sia morto, credo di avere un rivale. Non importa, cara. Bevine un altro. Mi ha fatto molto piacere avervi a casa mia come ospiti questa sera. Ma ora vi prego... Io vi prego di scusarmi, non mi sento molto bene. Siete stati gentili a venire. Vi ringrazio tutti quanti. Scusatemi ancora. Buonanotte. Rebecca. Quello che hai fatto è molto grave. Fino a un minuto fa stavi bene. Che cosa ti è successo, tesoro? Grazie a te, Lorenzo, ho trascorso una splendida serata. Una magnifica festa di compleanno. Sei un essere abominevole. Grazie, tesoro. È una creatura difficile. Amici miei, la festa non è finita. Musica, prego. Thank you.
fuori! Fuori! Sì. Letteralmente assalito dalla follia. Andate via tutti, fuori! Sto sempre via. Sì, certo. Ma immagina. Ma sì, ce l'abbiamo. Non voglio più tornare. Ma anche voi, via! Fuori! Che cosa vai cercando? Si può sapere? Sei pregato di bussare prima di entrare qui. Non sopporto essere trattato così come hai fatto davanti agli altri. Smettila con questa tua spocchia. Mi hai stancato con la tua finta sopportazione. Ogni volta che sei in difficoltà, ti rifugi in lui. Ne parli come se fosse un essere superiore. Sono stanco di questo, Rebecca. Io preferisco non risponderti su questo argomento. Buonanotte, sono stanca anch'io. Vado a dormire. Per fortuna sei più bravo come medico che come spadaccino. Altrimenti sarei già morto da un pezzo. Sei troppo aggressivo per reggere ancora. Beh, questo è da vedersi. Sì, se non avessi bevuto come una spugna ieri sera, oggi ti avrei dato una bella lezione. Smettiamo, Lorenzo. La tua è un'inutile esibizione di superiorità. Difenditi! Che tu sappia, è da molto che frequenta quella donnaccia. Non da molto, signora. Soltanto da qualche mese. Perdonatemi, ma a me sembra mandata dal demonio in persona. Quella pervertita si è impadronita della volontà di vostro marito, signora. Ci ho pensato bene, dottore. La mia è una decisione irremovibile. Tu non mi dovrai tradire per nessuna ragione. D'accordo. Rispetto la tua volontà, ma per oggi basta. Smettiamo. Ma prima voglio chiudere in bellezza. Sei pronto? Quando vuoi. Cosa devo fare? Dovete parlare con vostro marito. Non potete continuare ad andare avanti così. Lo dico per il vostro bene. Sono troppo fragile in questo momento. Credo che sarebbe inutile. Non mi degna di nessuna attenzione. Sta mettendo a repentaglio la vostra reputazione. Dovete comunque impedire questo scandalo. Ho voglia di andare a cavallo. Vado a cambiarmi. Che
D'accordo. Hai vinto, campione. Che aspetti a togliermi la lama dalla gola? Matteo? Sì, signore, sella il mio cavallo. Subito. Io vado in paese, mi annoio mortalmente a stare qua. Vieni con me? Devo andare anch'io, ho delle visite da fare. Sella il cavallo del dottore. Sarà fatto, signore. Mi ha sfiancato. Ci tiene a mostrare la sua abilità di spadaccino. Lo so, fa così con tutti. Il primeggiare a tutti i costi va a discapito della sensibilità. Non è poi così cattivo come vuol far sembrare. A presto, il dovere mi chiama. Arrivederci. Buono, buono. Matteo. Signora. Anch'io ho voglia di fare una passeggiata. Per favore, sella il mio cavallo. Subito, signora. Matteo. Sì, signora. Accompagnami. È da poco che lavori da noi. Che cosa facevi prima? Io... Mio marito non me ne ha mai parlato. Niente di importante. Nella mia vita mi sono sempre occupato di cavalli. Sono molto contenta che tu sia venuto a lavorare da noi. È una cosa strana. La tua persona mi dà sicurezza. È come se ti conoscessi da sempre. Non credo che vostro marito sia altrettanto contento, duchessa. Non so proprio cosa gli stia succedendo. Ma non era così. Non ci crederai. Ma una volta era gentile e premuroso. È incredibile. È probabile che sia a causa di quella donna. È un po' umiliante. Ma è come se stessi vivendo con un altro uomo.
scesa proprio in basso, mia cara. Amoreggiare sulla riva del fiume con uno stagliere. Non è certa cosa che ti fa onore. Lorenzo, ma che cosa stai dicendo? Sono solo uscita a cavallo e ho chiesto a Matteo di accompagnarmi. E lo ha fatto molto volentieri, non è così? Le tue insinuazioni sono basse e meschine, Lorenzo. Come puoi pensare che io... No, io non penso, mia cara. Io vedo. E quello che ho visto non lo puoi negare. Sei cattivo, Lorenzo. Adesso basta. No. No, non farmi male. Forse sono incinta. E di chi? Vi ringrazio per essere venuto, notaio. Non c'è di che. Nella vostra casa ho sempre gustato pranzi deliziosi. La vostra presenza ha sempre coinciso con momenti particolari, molto delicati della nostra vita. Forse la mia bella Rebecca avrà la compiacenza di informarmi. Con piacere. Se la tua assiduità fosse rivolta alle banche così come la rivolgi a certe tue amicizie particolari, avresti l'esatta conoscenza della nostra situazione finanziaria. Oh, certo. È vero. Hai ragione. Ultimamente abbiamo tenuto un tenore di vita decisamente al di sopra delle nostre possibilità. A tale riguardo, tesoro, voglio dire che hai partecipato anche tu. Io? E in che modo? Tutti hanno avuto modo di vedere il fastoso ricevimento per il tuo compleanno. Ho necessità di vendere, notaio. Forse siete a corto di liquidità, ma non ci sono problemi per quanto riguarda le proprietà. Quale volete vendere? Non so cosa ti stia succedendo, ma io non vendo. Allora spiegami come pensi di risanare il buco che hai creato con la tua dissolutezza e le tue frequentazioni di dubbio gusto. Dio, come sai far male anche tu. Al momento opportuno infili la lama senza pietà. Sei stato un ottimo maestro. Ah. Dovrebbe essere immortalata da un grande pittore. Ha una pelle d'alabastro, come un pallido frutto maturo, ma cresciuto in una serra, troppo protetto dalle intemperie della vita. Smettila! Non sopporto più il tuo cinismo. Chi è? Chi è chi? Non vi capisco. Il bel Matteo, chi è? Perché mi avete quasi costretto ad assumerlo come stagliere? Non posso parlare. Sono legato a una promessa. Sua madre era una nobile donna. Il padre, invece? Vi prego, non posso rispondervi. Scusate, signor Duca. È arrivata la signora Yolanda. Falla entrare immediatamente. Sì, certo. Questo è troppo, Lorenzo. È un'offesa che non tollero in casa mia. Ricordati che io sono tua moglie. Purtroppo per me, non l'ho dimenticato. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, duchessa. Questo spettacolo avvilente ce lo potevi risparmiare. Non consento a nessuno di parlarmi in questo modo. Soprattutto a chi è sul mio libro paga. Eccomi qua.
È meglio che vada. Sai, buonasera, signor Duca. Ma perché hai voluto che venissi qui a quest'ora? Me lo spieghi? Semplicemente perché mi piace, Yolanda. Vieni qui. Lasciati abbracciare. Perché piangete? Che cosa è successo? Niente. Perdonami se sono venuta qui. Vostro marito ve ne ha fatta qualcun'altra delle sue? Purtroppo è così. Mio marito è un folle. Scusa, Matteo, ma ho bisogno di restare qui questa notte. Potete restare quanto volete. Questa è casa vostra. Soltanto visto fare. Sei un bugiardo! Qualcuno deve avertelo insegnato, altrimenti non saresti capace di parare i miei colpi. Sei bravo. Forse tutto sommato sei meglio del mio amico dottore. Che peccato. Che rimane il fatto che sei un gran bugiardo. Hai duellato altre volte. Io non l'ho mai fatto prima d'ora. Allora devi essere la reincarnazione di un prode spadaccino. Giuri di essere stato sempre leale con me? Senza nessuna difficoltà, ve lo giuro. Spargiuro. Lo sapevo. Sei un bugiardo. Devi parlargli. Con te si confida. Lo farò. Lorenzo. Ho trovato chi può sostituirti nelle mansioni speciali.
Lo stalliere. Con le donne ci sa fare. È un rubacuori. Adesso basta col tuo sarcasmo. Rebecca? Non ti volevo offendere. È solo che qualche volta mi è difficile mantenere l'equilibrio. Lo so, ma questo non giustifica il tuo atteggiamento. E comunque io non l'approvo. Che cosa vuoi dire? Spiegati meglio, per favore. Che cosa dovrei fare? Commiserarmi, forse? Non lo so, Lorenzo. Ma non puoi barattare il tuo cinismo per amore. Non lo puoi pretendere. Aspetta! Non farmi la predica. Sai che non le ho mai sopportate. Specialmente adesso. Lorenzo, non riesco più a distinguere la finzione dalla realtà. Diventi ogni giorno più aggressivo, incontrollabile. Ci ho pensato attentamente, Lorenzo. Parlerò a Rebecca e le dirò tutto. Che cosa è successo? Perché quel sangue? Lorenzo è un po' nervoso. Tutto qui. Duchessa, dove andate a quest'ora? L'ha sistemata nella casa del borgo. È orrendo, lo capisci? È davvero insopportabile. Ascolta, Rebecca. Sei tu che mi devi ascoltare una volta e per sempre. Ho sopportato fin troppo a lungo tutto questo, ma non sono disponibile a farlo più. No, non me lo aspettavo. Mi sorprendi, Rebecca. Tesoro, non è da te farsi simili scelte. Basta, Lorenzo. È finita. Devi sapere un'altra cosa. Per fortuna non sono incinta come credevo. E se devo dirti quello che penso, sono felicissima di non esserlo. Addio. Per sempre. Rebecca!
Rebecca. No, no! Lorenzo, ti prego, smettetela! Scappa, Matteo! Lui non ne ha colpa, ascoltami! Per favore, ascolta! Ti prego, Lorenzo! Io vi capisco, signore. Ma datemi la possibilità di spiegarvi. Mi rendo conto del vostro risentimento. Se volete, sono pronto ad andarmene. Spingerti nelle sue braccia. Somiglia tuttora a suo padre. Era il destino, amore mio. Era il destino. Lorenzo, non potevo immaginare. Tesoro. Al sottile, Rebecca. Lorenzo era condannato, non aveva scampo. Ha fatto di tutto per allontanarti di sé. Pensava che in questo modo tu avresti sofferto di meno quando la morte sarebbe sopraggiunta.